appena consegnata alla città di Catania, che è meravigliosa, e tra qualche mese la vedremo anche infiorita, no? Col prato. Come no. Stasera siamo felici di essere qua, grazie a tutti voi che ci avete regalato la vostra presenza, avete regalato alla nostra Santa Patrona e l'avete regalata a questo evento speciale che sono i 150 anni del Circolo Cittadino Santa Catarina, della festa di tutte le associazioni acadine. Per questo vi chiediamo un grande applauso. Noi dobbiamo ringraziare tutto l'entourage che qui ha lavorato durante questi mesi, perché questo è un lavoro di un anno, a distanza di un anno ovviamente c'è tutta una macchina organizzativa, tu li conosci uno per uno? Assolutamente sì, ma prima di ringraziare tutti coloro, ringraziamo sicuramente le autorità civili e ecclesiastiche che sono qui, ringraziamo Sua Eccellenza, il nostro Vescovo, ringraziamo il primo cittadino, l'Avvocato Tronetti. Siamo qui per voi, ma la prima cosa importante che dobbiamo fare stasera e questo momento così emozionante, eccolo qua, arriva. Vorrei un applauso ai Vigili del Fuoco, ai Vigili del Provinciale Fuoco. Dei Vigili del Fuoco e all'omaggio floreale che viene fatto alla Stella di Sant'Agata, che ricorda un evento che toccò Catania, che fu la peste. Scusate se vediamo le spalle, stiamo guardando come voi. Giustamente. Del Fuoco stanno per deporre la corona di fiori. La benedizione dell'arcivescovo. Pensa, e si procede alla consegna dei fiori. Vorrei un applauso per i Vigili del Fuoco, questo omaggio floreale, il primo omaggio floreale di questa nuova piazza dei Martiri. Grazie ai nostri Vigili del Fuoco.
la piazza, cittadini! Allora, abbiamo iniziato con questo bellissimo momento, ed è giusto un momento anche così intenso, così profondo e così anche di preghiera, invitare qui sul palco Sua Eccellenza Monsignor Renna, che vuole mandare un saluto a tutti voi. Facciamo un applauso, Monsignor. Carissimi, ben trovati tutti quanti attorno a questa stele di Sant'Agata. Vedete, Sant'Agata veglia sulla nostra città e veglia anche attraverso questo segno che i nostri antenati hanno posto qui per ringraziarla dalla liberazione della peste. Sappiamo che la peste può avere tanti nomi, possiamo chiamare in qualche modo anche peste il Covid, che è stata una pandemia disastrosa, ma c'è tanta altra peste, possiamo dire quella di carattere morale, che a volte può prendere le nostre vite e distruggere ugualmente quanto di bello ci può essere nelle nostre famiglie e nella nostra città. Vogliamo affidare ancora, ricordatevi, ogni volta che passate di qua, da Piazza dei Martiri, invocate Sant'Agata, fatevi il segno della croce e diteci: liberaci dalle peste, dalla peste del nostro tempo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloriosa Sant'Agata, noi ti affidiamo tutta la città di Catania. Tu la guardi e la proteggi come hai sempre fatto. Liberaci e liberala da ogni male, soprattutto da tutto ciò che compromette la felicità e la gioia delle famiglie, la rettitudine dei suoi abitanti, la fecondità della sua economia. Dona Sant'Agata pace e rettitudine a tutta Catania. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sant'Agata, cittadini, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie Sua Eccellenza. Il presidente del circolo, Gaspare Drago, vuole consegnare un omaggio. Questo è un omaggio per lei, da parte del circolo, da parte del presidente e di tutti i componenti. Perché è giusto che il popolo veda, il nostro popolo di Catania, ecco qua. Orazio. Ecco qui. E allora 1874-2024 è la data di nascita del circolo Sant'Agata, che ha voluto un mio predecessore, il più grande dei miei predecessori, il beato Giuseppe Benedetto Dusbe, cardinale, che anche lui veglia su Catania dal centro. Grazie. Foto insieme, diritto. Grazie. A questo punto è doveroso invitare sul palco anche il padrone di casa di questa bellissima città. Avete visto questa piazza con un nuovo look, ma abbiamo visto tanti altri lavori che la Giunta Comunale di Trentino ha fatto in città. Tante altre piazze sono state inaugurate, il lungomare, abbiamo un lungomare meraviglioso, con la speranza di mantenerlo pulito e funzionale, che è la cosa più importante, perché l'amministrazione ci può mettere anche l'impegno di fare le cose nuove, però poi questa è casa nostra dobbiamo tenerla pulita e ordinata, per cui facciamo un invito a tutti voi, tutti noi, di tenere le cose ordinate e pulite. Vorrei qui sul palco l'avvocato Enrico Trantino, insieme a parte della giunta comunale, abbiamo l'assessore Tringale, abbiamo l'assessore il Porto, abbiamo l'assessore Lombardo e la greca. Mi hai dato un assessore in più che non ho, Tringale. Scusa, hai ragione. Mi sono confuso con la greca. No, grazie Cristiano, tu hai detto delle cose verissime. Hai commesso un solo errore, se mi permetti, di dire che sono il padrone di casa. Questa è casa di tutti loro, non è casa mia. Questa è la casa in cui io sono solo un coinquilino che deve cercare di stimolare le buone prassi.
e deve cercare di convincere i catanesi che la città è loro e che la città è come casa propria. Nel momento in cui cominciamo a considerare la città come casa nostra, forse avremo tutti lo stimolo a tenerla più pulita, ad amarla un pochettino di più e a valorizzarla per come essa merita. Io dico sempre una cosa: l'11 settembre del 2001, in occasione dell'attentato alle Torri Gemelle, registrarono numerosissimi messaggi nelle segreterie telefoniche di coloro i quali capivano che erano destinati a morire. Tutti quei messaggi non erano dichiarazioni di odio nei confronti degli attentatori, nei confronti dei terroristi, erano solo dichiarazioni d'amore nei confronti delle persone che ricevevano quel messaggio, che fossero la propria moglie, i propri genitori, i propri figli. Perché allora noi dobbiamo scoprire il senso dell'amore, il senso della bellezza quando è troppo tardi? Se succede qualcosa, tutti quanti ci stringeremmo solidaristicamente per andare a aiutare quella persona a cui è successo qualcosa. Bene, Catania è una città che ha bisogno della nostra cura, è una città che ha bisogno del nostro amore, è una città che ha bisogno del nostro rispetto. Diamoglielo sempre, non aspettiamo la fine. Ieri noi abbiamo consegnato alla città questa piazza, un intervento di cui non dobbiamo andare fieri perché abbiamo solo compiuto il nostro dovere. Ma siamo anche fortunati e nell'esecuzione di questi lavori ci siamo accorti di alcune pericolose fessurazioni nella statua della nostra santa patrona, l'abbiamo messa in sicurezza. Il nostro impegno per l'anno prossimo sarà invece restaurarla completamente e restituirla alla città nel suo massimo splendore. E allora che sia questa un'ulteriore occasione per comprendere tutti quanti noi catanesi che la città dipende da tutti noi e che la dobbiamo amare, perché solo con l'amore che noi possiamo dare, tenendola pulita, rispettandola, dandole decoro, che questa città può diventare più grande ancora di quanto non lo sia. Viva Sant'Agata e viva Catania! Grazie, grazie. C'è anche il Presidente del Consiglio, Anastasi, con noi. E grazie anche a tutta la Giunta Comunale. Grazie la Greca, Porto, Lombardo. Grazie a voi. Ah, abbiamo anche per il Sindaco Cristiano. Sì. Abbiamo il nostro Presidente che deve consegnare un omaggio in ricordo di questa, anche per di questo anniversario. Sì. È uguale, la stessa targa, ricordo ovviamente di questa, della storia del circolo di Sant'Agata. Grazie. Grazie. Allora, Cristiano, io e Cristiano abbiamo un abbraccio. Abbiamo una scaletta completamente spallata. Nel senso che abbiamo dovuto cambiare tutto per adeguarci anche ai tempi della piazza, perché vorremmo arrivare puntuali ai fuochi di artificio. C'è un bellissimo spettacolo pirotecnico che vi aspetta tra qualche minuto. Sì. Come sapete, Carmelo Cacca, che non fa solo il comico, non fa solo il Camerona Coppa, che qualcuno mi chiede, ma ti dà coppa veramente? Sì, purtroppo sì. Sì, sì. Purtroppo le coppe che vedete non sono coppa di scena, ma sono coppa vere. Ha scritto una bellissima canzone qualche anno fa su Sant'Agata, che è veramente bella, che vi invito ad ascoltare veramente col cuore. Sei pronto? Se sono pronti loro, siamo. Ve lo facciamo un applauso a Carmelo Caccamo a Sant'Agata. Thank you.
siamo talmente tanti che qualcuno ha staccato un filo mentre lui cantava. Ci scusiamo, purtroppo l'impianto è quello che è, però ragazzi, l'importante è che c'è lo spirito giusto fra di noi. Alla fine che ce ne frega, dai. L'importante è che ci sia lo spirito giusto e vedere tanta gente in questa piazza cantare, pregare insieme. Questo è lo spirito con cui siamo venuti tutti. Quindi chi se ne frega se si sente male, l'importante è esserci. Allora chiamiamo invece il presidente del Circolo Cittadino Sant'Agata, Gaspare Drago. Gaspare Drago, che insieme ai suoi insieme uomini, a tutti i consiglieri e i soci, e poi voglio chiamare anche, anche il loro assistente ecclesiastico, Monsignor Carmelo Vasero, sei qua? Ok, non sta bene, quindi non è qui con noi. C'è padre Alfio. E poi chiamiamo anche il commissario dell'associazione Sant'Agata in Cattedrale, nonché assistente ecclesiastico, Don Alfio Carbonaro, che sta arrivando, che è dall'altra parte. Passiamo la parola a Gaspare, cominciamo con Gaspare. Buonasera a tutti. Dobbiamo pregare. Questa è dei nostri antenati, è diventata la festa del circolo, e quest'anno invece, con la volontà anche di Sua Eccellenza e tutti quanti le associazioni agatine, è diventata la festa del circolo Sant'Agata e tutte le associazioni agatine, perché Sant'Agata noi la dobbiamo festeggiare tutti insieme, pregando prima Dio e poi la nostra concittadina. Vi dico grazie. Quest'anno, come diceva Carmelo, festeggiamo 150 anni di storia, e sono arrivato io come presidente a 2 anni. È un'emozione molto bella, perché lo ripeto sempre, come 38 anni fa sono scritto al circolo, ero piccolo, un piccolo agatino, e oggi mi trovo a fare il presidente del circolo Sant'Agata. È un'emozione, dico, grandissima, non ho le parole da dire, però il mio cuore è rivolto a Sant'Agata e a Dio. Passo la parola, non c'ho parole, grazie. L'emozione. Non si è voluto camminare insieme, anche perché quest'anno stiamo vivendo ancora il secondo anno del cammino sinodale, del camminare insieme come Chiesa universale, e in più come cittadini e come associazioni abbiamo detto proprio questo: dobbiamo camminare insieme, perché se noi non siamo uniti diamo una cattiva testimonianza. Anche perché il riferimento principale deve essere la fede che ci ha testimoniato Agata donando la sua vita. E allora, se noi veramente crediamo in Agata, siamo fedeli ad Agata, siamo fedeli al Signore e al battesimo che abbiamo ricevuto per dono, per grazia di Dio. E allora mettere in atto il nostro battesimo e vivere coerentemente con gli insegnamenti del Vangelo. Oggi, durante la consegna della tessera, che vuole essere la tessera di adesione alle associazioni agatine, ho ripreso ciò che diceva stamattina l'arcivescovo a noi, e quello che l'appartenenza a Agata ci deve fare pensare, che dobbiamo vivere la nostra fede formandoci, quindi partecipando alle varie realtà, nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità parrocchiali, in cattedrale. E la formazione ci porta a vivere anche nella preghiera, quindi di donarci nella fede, e allora possiamo manifestare realmente quello che è la nostra fede ad Agata, altrimenti la nostra fede viene vanificata. E con questo voglio augurare a tutti una buona festa, tutti noi, una buona festa nei confronti di Sant'Agata, nei confronti delle nostre famiglie, nei confronti delle nostre associazioni, perché possiamo viverla con lo spirito che è stato di Agata, quello della testimonianza della nostra fede, non soltanto il folklore. Grazie Alfio Carbonaro. Grazie Alfio, grazie. Noi andiamo avanti velocemente perché dobbiamo arrivare in tempo per lo spettacolo pirotecnico. Questo momento è molto bello perché l'artista che sta per salire sul palco è un'attrice che ha scritto un monologo su Sant'Agata.
accogliamola con un grandissimo applauso, Gabriella Massara. Una vittima di un martirio, per certi versi moderno, resterei dire. Il mio carnefice fu sì un uomo privo di umanità, un borioso egocentrico, ma che portava con sé tutto il disprezzo per quello che volete scegliere nella vostra vita di credere. Quinziano si chiamava quell'uomo privo di umanità, convinto com'era di piegare anche l'anima più pura del suo capriccio, e convinto che aveva bisogno di una gloria terrena. Non accadrà mai! E lui, come cade a molti, incapace di accettare un rifiuto, scatenò la sua furia immonda contro di me e mi lasciò alle sue guardie. Le ricordo ancora che le sue guardie erano crudeli, brutali, prive di ogni umanità. Ancora il dolore, ma la mia fede, il mio spirito non vacillarono, anzi il mio corpo fu sanato miracolosamente dal Signore. Ma i tormenti, quelli no, non cessarono. Quinziano, non contento, decise di mettermi per terra, coperta di gocce ardenti. Voleva bruciarmi viva sotto il feroce tormento delle fiamme. Anche il suolo rabbrividì e tutta la mia Catania tremò per lo segno. Crederete che forse è stata una descrizione brutale di una violenza ai danni di una piccola donna. Ma ricordate, ricordate che quella donna ha avuto il coraggio di ribellarsi, il coraggio di sacrificarsi per la sua fede. E voi, intorno, abbiate oggi il coraggio di guardare quella donna che viene giudicata ingiustamente, il coraggio di guardare quell'uomo che ha attraversato il mare per venire qui e viene ignorato, abbiate il coraggio di guardare quel bambino che gioca tra le macerie di quella che una volta era casa sua, abbiate il coraggio e andate per le strade, raccontate la mia storia con un grido di speranza contro ogni ingiustizia, affinché nessun altro nel mondo possa subire questa brutalità per le sue idee, la sua fede, semplicemente il suo essere. Agata, al centro? Allora, se fate spazio, facciamo passare le candelore, questo è il momento dei fuochi. Dobbiamo essere molto puntuali con i fuochi perché passa anche il treno, per cui ci hanno dato un orario stabilito. Allargate un po' la piazza in modo tale da dare spazio anche alle candelore di entrare. Fate spazio, allargate. Arriva anche la piccolina, allargate, che c'è una seconda che deve entrare.
ricordiamoci di essere devoti sempre, non soltanto in questo periodo, sempre. E adesso ti facciamo anche un altro regalo, perché c'è una giovanissima cantautrice che ha fatto questo pezzo su Sant'Agata molto molto bello. Quindi vi prego di accoglierla con un grande applauso, lei è Ludovica Leotta. Grazie. Era una carosa che tanto tempo fa si fece santa panoscia città. Tutto mondo prea e a cano si passa a bontà. E Ludovica Leotta, facciamone un applauso, bravissima. Ferma Ludovica, perché c'è un altro omaggio. Io vorrei anche un mio amico Fabio Bosco, che ha collaborato tanti anni con noi, Sicilia Cabaret insieme, che ha scritto insieme a Ludovica. Chi l'ha scritta la canzone? L'hai scritta voi? No, l'ho scritta io insieme all'amico Francesco Ferro, che purtroppo non è più. Francesco Ferro. Ed è una canzone molto importante, perché ha un tema tra l'altro importante. Allora, il messaggio che io voglio mandare è
innanzitutto che a Catania non è vero, come dice la gente, che siamo tutti mafiosi, ma c'è pure la gente sana, c'è pure un popolo cristiano, un popolo che crede in Dio. E il mio messaggio è proprio questo qua, è un messaggio di una canzone di evangelizzazione, in modo da poter fare capire che dai vari livelli sociali che ci sono nella vita, anche la persona che è meno istruita però fa dei lavori umili, c'è invece la persona che è più istruita e ha portato grande il nome della nostra città, facendo tantissime eccellenze nella medicina, nella cultura, nella musica, ma dei tempi con Vincenzo Bellini, con Giovanni Verga e tanti. Come si intitola la canzone? Il titolo della canzone è Io non m'arenno, è una preghiera che io voglio fare pure qui sotto lo stelle di Sant'Agata in questo periodo, è per innanzitutto per la pace nel mondo, che in questo momento ne abbiamo veramente bisogno, e per, poi per tutti i miei malati che hanno dei problemi di sofferenza, e l'invito a non arrendersi mai, perché la vita è un dono prezioso. Grazie anche agli amici di Sesta Rete che so che stanno riprendendo, siamo in diretta. Fabio ha detto di pregare per le guerre che ci sono nel mondo. Io aggiungo che le guerre sono soprattutto in famiglia, quindi bisogna pregare tanto per le famiglie. Il demonio vuole distruggere la famiglia. È una preghiera, ovviamente la facciamo per tutti persone che ci stanno seguendo dalle case di riposo, dalle carceri, so che ci seguono intanto, che questo momento molto importante è non solo folcloristico ma anche di preghiera. Io non m'arenno, Fabio Bosco, Ludovica Leotta. Comunità gente, che siamo tutti mafiosi di nimeni, c'è tanta gente che c'è nel mio un video di nastro, si senti i caschi, musica e poesia, a chi provoca se ci tanca ci sia, c'è tutta canna, da balletta e solo, con mafia e vuole tra il gemero del mono, c'è tutti i teni stampata al tuo cuore, e non sarei fino a quando muoio. Io non muoio. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie a Fabio Bosco, a Ludovica Leotta. Gaspare in chiusura. Questo è Ludovica, questo per te. A parte dell'associazione, anche questo al circolo. Grazie a Fabio. E questo è per me. Grazie. Concedo, lo porterò come ricordo di questa bellissima serata. Io vi chiedo scusa. Chiedo scusa a tutti voi se c'è stato qualche problema tecnico, di audio, di vi diciamo la verità. Perché mi piace essere sincero, non ci aspettavamo tutta questa confusione, per cui a nome del circolo, a nome di tutti, grazie di cuore.
grazie, con la speranza di mettere sempre Gesù Cristo al primo posto e con la speranza, come dicevo prima, di essere devoti tutto l'anno, non solo in questi giorni. Succede. Grazie. Arrivederci in questi giorni di festa. Domani sera alle 19:30 dalla chiesa di Sant'Agata la Vetere muoveremo con il pellegrinaggio penitenziale nei tre santuari e concluderemo in cattedrale. Vi invito a partecipare a questo momento di fede e di preghiera. Buona serata e buona festa a tutti. Grazie, grazie Succelente. Grazie Alfio. Gaspare, tu sei il padrone di casa, devi farlo tu. Come ha detto Sua Eccellenza, domani a tutti i soci e non soci vi aspetto a Sant'Agata la Vetere. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, continuiamo a pregare che c'è bisogno di preghiera. C'è bisogno di preghiera, l'unica arma che abbiamo in questo momento è la preghiera per quelli che vivono anche una situazione di depressione, non soltanto i malati fisici, quelli che hanno delle malattie, ma ci sono anche quelli che hanno delle malattie mentali che non si vedono, per cui vi invito a pregare anche per loro. Grazie agli amici di Sestarete, da Piazza dei Martiri è tutto, buona festa di Sant'Agata a tutti! We'll be right back.